Questo programma è offerto da Carlo Magno, i sovrani del gusto. Ci trovi in via Campana 155 a Quarto, adiacente al Caffè Serapide. All'ultima puntata di quest'anno del nostro TG Ragazzi, alla ricerca della notizia. Dallo studio di Quarto Canale Flegreo, Ilaria Di Fraia. Matteo Pelonara. Il nostro primo servizio riguarda la manifestazione di chiusura dei progetti di potenziamento, canto, pianoforte e drammaturgia, svolte nella nostra scuola in orario pomeridiano. Linea al servizio di Giulia Dellini e Veronica Carandente Tartaglia. Oggi si concluderanno alcuni percorsi didattici e culturali che si sono avviati all'inizio di quest'anno scolastico. Si tratta di un concerto di pianoforte e canto curato dalle professoresse Fulvia Tranzillo e Consiglia Licciardi e il progetto di teatro della professoressa Diana Ferro. Siamo qui con alcuni dei pianisti che si sono appena esibiti. Lorenzo, da quanto tempo suoni e cosa ci farai ascoltare oggi? Allora, mi chiamo Lorenzo Tammaro. E suono da un paio d'anni e oggi vi farò ascoltare il Primavera di Vivaldi e Ninna Nanna di Brahms. Mi chiamo Giovanni Verdolino e vi farò ascoltare Mariachi d'Amour di Frédéric Chopin. Mi chiamo Alessia Lanzilli e suonerò l'Inno alla Gioia. Mi chiamo Alessia Ferrara e suonerò il Cancan. Professore Pace, sono tanti anni che lei lavora nel teatro. Come pensa che questo possa giovare ai ragazzi? Innanzitutto devo dire che per fortuna da un po' di tempo a questa parte il teatro è entrato nella scuola e io credo che per i ragazzi, specie per i ragazzi della vostra età, quindi scuola media, sia comunque significativo perché il teatro non serve per forza a diventare qualcuno, ma serve a liberare tutte le emozioni che voi in questa età vivete. I ragazzi, parlando del progetto in maniera più specifica, si sono dimostrati collaborativi e sono anche molto impegnati e il teatro è terapeutico, io lo dico sempre, per tutto, libera le emozioni, ti fa uscire fuori ciò che realmente sei, quindi viva il teatro sempre, dalla materna fino alle scuole superiori. Professoressa Ferro, vuole parlarci del suo progetto? Il progetto in teatro nasce dalla collaborazione fra la scuola Gobetti De Filippo e l'associazione Anteas. I ragazzi di terza, di seconda e di prima media hanno partecipato a partire da novembre a dei progetti, ma soprattutto a delle attività laboratoriali con me e il professore Francesco Pace, che oltre ad essere un docente è anche un attore e un autore teatrale. Siamo partiti da esercizi semplici come l'improvvisazione, esercizi di concentrazione, di memorizzazione, fino alla messa in scena di un'opera completa. Questo è il nostro secondo spettacolo. Oggi vi presenteremo I mille colori di Napoli, appunto un'opera, una sorta di mix dei testi più importanti di autori rappresentativi della tradizione napoletana. Si partirà da Totò, da Edoardo De Filippo, per arrivare a Viviani, un autore poco noto nonostante la sua bravura. In particolar modo, appunto, i ragazzi ci porteranno in questo percorso che ci farà piangere e ridere al tempo stesso, ma soprattutto riflettere sulla città di Napoli.
siamo con le professoresse Fulvia Transillo e Consiglia Licciardi. Come avete lavorato quest'anno con la musica come protagonista? Secondo te come ho lavorato? Io non so, probabilmente i ragazzi lo dovranno dire, ma io credo che la cosa importante è che si facciano questi percorsi formativi proprio per acculturare, per fare in modo che i ragazzi siano sempre più preparati alla nostra cultura principalmente e alla cultura musicale, perché l'arte è la cosa principale nella nostra vita. Allora, condivido pienamente il pensiero della collega Consiglia. Lavorare con i ragazzi è stato uno scambio meraviglioso. I ragazzi si sono appassionati alla musica e allo strumento, hanno capito le difficoltà e si sono molto impegnati, per cui direi che è stato bellissimo. Dal TG dei ragazzi è tutto. Veronica Carandente d'Artaglia e Ginevra Dellini. Linea allo studio. E adesso volgiamo la nostra attenzione alla festa della solidarietà e dell'amicizia presso Piazza dell'Europa per salutare con il sindaco e le scuole del territorio l'anno 2018-2019. A delinearne tutti i dettagli, alcuni dei giornalisti che avete già conosciuto negli scorsi servizi. Siamo Benedetta Russo e Federico Dellini della scuola Gobetti De Filippo. Sono stati numerosi i premi di quest'anno, tra cui il premio Lettura, il premio De Filippo, il premio Bancarellino e progetti in collaborazione dedicati alla musica e al teatro, tra cui il corso di pianoforte e di coro. Infine ricordiamo il progetto Scuola in Canto, in Teatro e il TG dei Ragazzi. Siamo qui con Valentina Goliuso del Plesso Gobetti De Filippo, che ci parlerà del progetto TG dei Ragazzi. Sì, è un progetto che va avanti ormai da 3 anni e ci vede partecipi come inviati, presentatori e giornalisti. Abbiamo intervistato varie persone come il sindaco di Quarto e devo dire che è un progetto molto entusiasmante e innovativo ed è guidato dalla nostra docente Antonella Russo. Spero che questo progetto continui perché ha entusiasmato davvero tanti ragazzi che hanno deciso proprio di intraprendere questo percorso da giornalismo. Come è nata l'idea del giornalino? Sono Giuseppe De Vincenzo della scuola Gobetti De Filippo e l'idea del giornalino è nata sia per una tradizione che ormai va avanti da diversi anni con la professoressa Maria Baiano del corso G, ma anche come in sessione speciale all'allegato del progetto con la professoressa Diana Ferro del giornalino. Quali sono stati gli articoli che vi hanno coinvolto di più? Sono Carlo Giaccio della scuola Gobetti De Filippo. E gli articoli che ci hanno colpito di più sono stati quelli della Fescina, perché noi tutti speriamo che la Fescina possa entrare nel patrimonio UNESCO. Com'è stato lavorare nella redazione del giornalino? Sono Carlo Cavalcabò della prima O e penso che lavorare nel giornalino sia stato sia un momento importante perché noi abbiamo migliorato le nostre qualità del lessico, ma abbiamo anche imparato a lavorare in gruppo in quanto abbiamo scoperto come lavoravano i giornalisti. Siamo qui con l'assessore alle politiche sociali. Quali sono gli scopi di questa giornata? Beh, in realtà questa è una seconda giornata che noi ci siamo unite alla collaborazione con l'Anteas. Gli scopi di questa giornata sono tanti, ma purtroppo, ahimè, vengono sempre sommersi dalle tante difficoltà sociali che noi assistiamo per i nostri media. Sono quelli di la speranza è quella di abolire le discriminazioni, la violenza contro le donne, violenza contro i bambini, assistere magari ad una realtà alquanto allegra come la giornata di oggi per la solidarietà e per l'amicizia. Siamo qui con il primo circolo di Quarto che ci tratterà di due tematiche molto importanti, la legalità e il bullismo. A parlarcene alcuni degli alunni. Allora, buongiorno, io sono Serena. Il bullismo è un insieme di comportamenti che può essere sia maschile che femminile. Viene presa di mira una vittima debole, così non si riesce a difendere. Dobbiamo anche dire che il bullismo non è uno scherzo, non è nemmeno un semplice litigio. E domani, il 30 maggio, scenderemo il Plesso Viviani, scenderà nel Piazza dell'Europa per fare il flash mob e canteremo Adesso basta per i bulli.
Io voglio dire che i bulli sono dei vigliacchi perché combattono contro quelli più deboli e non con quelli della loro età e che sono forti come loro, perché hanno paura di perdere. Buongiorno, sono Rosa e oggi vi parlerò della legalità. Come noi tutti sappiamo, ci sono stati dei vari personaggi che hanno combattuto per obiettivi diversi, ma in fondo tutti per legalità. Noi li ringraziamo e ricordiamo perché solo per loro che oggi noi viviamo in un mondo in pace, ma soprattutto dobbiamo ricordare che non abbiamo perso semplici persone, ma abbiamo perso degli idoli. Buongiorno, io sono Giovanni. Noi a scuola abbiamo letto le storie di questi personaggi della legalità e abbiamo fatto queste macchine fotografiche per vedere che cosa avevano combattuto. Tutti hanno combattuto per legalità, ma per uno scopo diverso. Quest'anno scolastico ormai si è concluso e oggi lo concludiamo nel migliore dei modi, nel segno della solidarietà e dell'amicizia. Ma prima di tutto un saluto a tutti gli alunni, soprattutto un arrivederci al prossimo anno scolastico. Speriamo che quello che è terminato abbia dato dei buoni propositi a voi, soprattutto da un punto di vista di istruzione, e che continui questa grossa relazione tra noi come amministrazione e voi come alunni, affinché ci sia la giusta sintonia per attuare tutte quelle programmi che voi quotidianamente ci sollevate e che noi in maniera responsabile cerchiamo di attuare. Ed ora qualche istante di pubblicità. A tra poco! Adiacente al caffè Serapide c'è il posto ideale dove appagare tutti i tuoi desideri culinari. Per i tuoi pranzi veloci, anche da asporto, Carlo Magno soddisfa ogni palato. Carlo Magno è molto più di una focacceria. Ogni giorno da Carlo Magno trovi più gustosi panini e crostoni e il venerdì e il sabato anche tutta la notte. Dai primi piatti alla tavola calda, ogni cosa è preparata al momento e solo con prodotti di alta qualità
e il gusto genuino della cucina napoletana. Se non hai voglia di metterti ai fornelli e per ogni tipo di evento, Carlo Magno è anche servizio catering. Carlo Magno, i sovrani del gusto. Ci trovi in via Campana 155 a Quarto, adiacente al Caffè Serapide. Ormai al termine di quest'anno scolastico, la nostra redazione ringrazia il pubblico che con il tempo è cresciuto con noi. Grazie alla redazione di Quarto Canale Fregreo, che ci ha guidato magistralmente in questo progetto, assieme alla nostra professoressa Antonella Russo e a tanti altri docenti preziosi. Noi vogliamo salutarvi così, augurandovi una meravigliosa estate. Linea al servizio di saluti realizzato da Giulio Rutigliano. Vi diamo appuntamento l'anno prossimo. Buona visione! Questo programma è offerto da Carlo Magno, i sovrani del gusto. Ci trovi in via Campana 155 a Quarto, adiacente al Caffè Serapide.